tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono super super contenta perché era da un po' che non riuscivo a registrare un video perché tra lavoro e mille impegni non riuscivo mai. Mentre oggi ho finito prima di lavorare, quindi sono qui con voi super contenta. Altra cosa, ultimamente facevo anche fatica a registrare perché generalmente giravo video dove magari serviva più preparazione o ci mettevo anche più tempo a girarli, come per esempio i video haul dove vi facevo vedere cosa acquistavo, che ce ne sarà uno in arrivo. Sto aspettando che mi arrivino tutti i pacchi da Wish e poi vi farò anche quel video. Però nel frattempo avevo pensato quasi quasi di portarvi nella mia quotidianità, come per esempio il video dove mi faccio la tinta ai capelli. Se senti che cosa volevo fare oggi, ovvero mi struccherò con voi. Al momento che sono truccata pochissimo perché ho, come vedete, solamente un po' di mascara, leggermente ombretto che si è tutto spotacciato e un po' di fondotinta, non ho nient'altro in viso, quindi sarà uno struccaggio. Non so, una rimozione trucco molto veloce e poi volevo fare con voi anche alcune maschere. Spero comunque vi piacciono questi contenuti che porterò in futuro, perché così mi permettono di... questa cosa mi permette di fare più video e quindi state più con voi, però al tempo stesso io dove veramente non mi serve ore di preparazione, ore di video da fare. Quindi video molto più rapidi e veloci. Bene, ora partiamo. Comincio con il legarmi i capelli, perché odio i capelli davanti alla faccia quando ci si trucca, quando ci si strucca, quando si fa qualsiasi cosa che sia a che fare con il viso. Quando vedo le ragazze che mentre si struccano o si truccano hanno tipo mezzi capelli davanti alla faccia, a me viene... male. Ora vi farò vedere i due prodotti con i quali mi trovo benissimo, che secondo me non devono mai mancare. Anzi, non secondo me non devono mai mancare, ma nella mia skincare non mancano mai se mi devo struccare. Sono gli unici due prodotti che magari mi porto in viaggio e sono veramente fantastici. Come primo, lo struccante della Bottega Verde, col quale io mi trovo veramente, ma veramente molto bene. Ed è uno struccante per gli occhi e anche per il viso, mi sembra. Sì, viso e occhi, però lo uso solamente per gli occhi perché scioglie benissimo anche mascara, ombretti, eyeliner, tutto quanto, anche se è waterproof, e non c'è bisogno del cotone perché è un gel che si spalma sugli occhi, si spalma con le mani e poi sciocchi con l'acqua. Top. Volevo far vedere intanto su un occhio, cioè come vedete fa l'occhio nero perché io non ho mai guardato con gli occhi aperti, però scioglie perfettamente tutto il mascara che c'è per poi andarlo a sciacquare e non c'è più niente, è una bomba. L'unica sfiga è che bruciacchia un po' gli occhi, però le guance rosse. Per il viso invece, per rimuovere fondotinta, contouring o qualsiasi altra cosa, è favoloso. Questo qui è uno struccante viso, ve lo faccio vedere, lo trovo da Sephora, la marca ve la scriverò qua, e all'interno vitamine, spinaci e tè verde, è una bomba, è naturale e mi trovo veramente bene. Anche questo qua, acqua come se fosse un sapone, ve lo passate su tutto il viso e vi fa il viso pulitissimo. Ho fatto la prova del 9 con un cotoncino imbevuto di struccante, me lo sono passata qua ed era pulito. Quindi veramente rimuove tutto in maniera fantastica. Che bene però che si sta struccate. Perfetto. Allora, ora che mi sono struccata bene, mi farò uno scrub viso e anche uno scrub labbra. Allora, per lo scrub viso utilizzerò questo qua della Origins. E anche questo potete trovarlo da Sephora. Io mi trovo molto molto bene. Anche questo è principalmente naturale, adesso non mi ricordo. Comunque è a base a estratti di frutta ed è molto delicato come scrub, perché ho una pelle delicata e quindi se uso scrub troppo aggressivi rischio di arrossarmi tutta e sono troppo aggressivi per la mia pelle, quindi rischio di farle del male, tra virgolette. Mentre questo qua è molto delicato e quindi mi trovo molto molto bene. Quindi farò questo al viso e poi per le labbra userò questo scrub unicorno, che è lo scrub di Lush ed è... vediamo se riesco a farvi vedere. Col doppio colore, è tutto di zucchero e quindi, se non sbaglio, è anche commestibile, ma non ne sono sicura, quindi non saprei. È molto molto importante lo scrub labbra, io l'ho riscoperto. Perché? Perché nel momento in cui lo si passa non serve solamente per rimuovere un po' di pellicine, che in realtà ne rimuove poche, non ne rimuove tante, perché chi ha le labbra screpolate, tipo me, non nota subito questo beneficio. Però è super utile per far entrare veramente sulle labbra il burro cacao che metti e tutti i nutrimenti. Poi
poi per rimuovere qualsiasi maschera o scrub utilizzo queste manopoline che le ho prese da Ellen Beauty e ha due estetiche, una a Padova e una a Milano, però per chi non fosse la zona può tranquillamente anche acquistare nel sito internet e sono super comode perché adesso non ricordo bene, ma casomai vado a guardarmi, a leggermi bene di che cosa sono composte, ma sono super morbide e anche se bisogna togliere lo scrub o le maschere che tenderebbero a grattare magari con spugnette o altro, queste qua le imbevi d'acqua, le passi così, oltre a toglierlo subito e stra bene, non va assolutamente a grattarti la pelle. Ok, scrub viso fatto, adesso farò lo scrub labbra, che guarda, peccato che dal video non si possono sentire i profumi perché è una bomba, è veramente una bomba. Ok, anche lo scrub alle labbra l'ho fatto, adesso farò una maschera, devo ancora scegliere che maschera, ne ho tantissime da provare, in realtà. Quindi adesso scegliamo assieme. Boh, allora, queste sono le principali, però in verità ne ho anche tante. Lo so, tantissime maschere. Queste sono le principali e volevo fare anche il contorno occhi, che ho queste qua. Quindi questo lo faccio sicuro. Poi ne ho anche di diverse, che ho preso alcune da Sephora, altre su Asos. Alcune sono... Ah, guarda, Glam... Guarda. Allora, mia amica. Non so, sono un po' indecisa. Ah, è della Glam Glow, mi è arrivata da Asos. Anche questa qui, mega gigante, che non so cosa sia, quindi comunque la proverò con voi magari un'altra volta. No, ok, ho deciso. Allora, questi li rimetto via. Faremo maschera labbra, contorno occhi e in viso metterò una maschera d'argilla, così la finisco anche. Che l'avevo già cominciata e mi ero trovata bene, che è questa qua. Era neanche un campioncino, perché questa l'ho trovata nel calendario dell'avvento dell'anno scorso, però non l'avevo utilizzata perché ho sempre un sacco di maschere e l'ho aperta tipo 2 settimane fa, che l'ho fatta e mi sono trovata molto molto bene. Questa è la versione piccolina, però c'è anche la versione grande. Contiene vitamina A ed è l'argilla rosa. Questi patch occhi sono di Tony Moly ed è un brand, questo l'ho preso su Asos, ed è un brand coreano di skincare. Molto molto buono, è tra i più buoni in assoluto. Allora, vediamo se si riesce a vedere che sono iper iper imbevuti di prodotto. Vedete le bollicine, sono pieni pieni. Ok, dopo aver messo i patch, mettiamo questa maschera. Ok, adesso questa qua mano a mano si sta già asciugando nei bordi. Ah, ma questa maschera per la bocca, adesso vi parlo senza espressività, ma si sta un po' seccando, quindi tra i patch occhi e la maschera sono leggermente tirata. La maschera questa qua per la bocca mi sa che la dobbiamo fare un'altra volta, perché c'è lo scrub che io ho già fatto, che però non importa, poi c'è il coso volumizzante, poi quello ML per idratarlo, quindi direi che la faremo un'altra volta questa. Quindi aspettiamo 8 minuti che la maschera si secchi bene, si asciughi. Ok, si è asciugato tutto, io la mimica facciale è completamente bloccata. Quindi almeno toglierò le patch da sotto gli occhi. Nel frattempo ho lavato i pennellini. Oddio, che morbidi! Super morbido qua sotto. Vabbè, nel frattempo ho lavato tutti i miei pennelli e adesso rimuoverò tutto quanto. Non so voi, ma quando mi faccio le maschere, i trattamenti, proprio, mi sento proprio tipo pulita, sento proprio la pelle strapulita, stra rilassata, distesa, morbidissima. Super super morbida, quei patch hanno fatto un buon lavoro, anche la pelle qui. Bella morbida, bene, ora mi metto la crema. Prima della crema andrò a mettere il mio tonico, anche questo dell'Origins. E si trova tranquillamente da Sephora, anche questo qui, e mi trovo super super bene. Io lo metto con le mani, non uso dischetti di cotone, non uso per niente cotone quando mi strucco, ma uso tutti i prodotti da poter utilizzare con le mani, sia per irritare poco il viso, sia insomma per non sprecare cotone. E anche con questo mi trovo super bene perché si asciuga, ti lascia una pelle morbida e non appiccica prima di truccarti, che è una cosa che odio. Molto molto fastidiosi. Dopo che si è asciugato per bene il tonico, finisco con la crema. Questa è una crema che uso per andare a letto, non è una crema notte, però è iper iper idratante, quindi la uso prima di andare a letto, oppure dopo che ho fatto maschere o scrub, insomma, comunque che ho fatto qualcosa al viso. Purtroppo è l'unica che secondo me non riuscirete a reperire, perché me l'ha portata mia zia dalla Tunisia, e mi ha portato vari prodotti, ve li avevo fatti vedere anche nelle storie Instagram. Me li ha portati di due marchi naturali, questo è uno di quei marchi, però sono reperibili solamente lì, non da noi.
solitamente metto la maschera anche un po' sul collo, anche un po' qua sotto. Questa volta non l'ho fatto perché ero un po' scomoda, quindi non volevo lavare ovunque. Ok, cremina messa. Metto il burro cacao, non scordarsi il burro cacao sulle labbra, che abbiamo fatto lo scrub, abbiamo le labbra pronte a ricevere burro cacao, pronte a ricevere comunque nutrimento. Bene ragazzi, ho concluso la mia skincare routine. Spero che questo video vi sia piaciuto. Spero che questi contenuti vi piacciono, perché ne porterò sicuramente degli altri. Vi ricordo di iscrivermi Niente, tipo uno scioglilingua. Ogni volta che arrivo a fine del video devo ridirlo 5 volte, tipo, perché non mi viene mai. Ok, allora, vi ricordo di iscrivervi al mio canale per ricevere le notifiche quando pubblico nuovi video e di mettere un bel like se il video vi è piaciuto. Bene, ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!